Ok ragazzi, adesso Andrea sta andando a fare la prima scena dove cercherà di svegliare uno Snorlax addormentato. Vai, siediti vicino allo allora, Snorlax. Siediti vicino allo Snorlax. E comincia a suonare il pokeflauto. Ok, ora addormentati nel tavolo. Addormentati nel tavolo. Ok, ora svegliati all'improvviso come se avessi fatto un brutto sogno. E dici no, era un brutto sogno, e ti addormenti di nuovo. No, era un brutto sogno. Dagli un bacio sulla testa. Dagli un bacio sulla testa. Senza fatti ne accorgi. Senza e augura buonanotte. Senza fatti ne accorgi. Dagli un altro bacio. Un altro bacio. Un bacio nel naso. Un bacio nel naso. Ne vada. Ok, ora fallo saltare in aria. Wow! E poi ti addormenti. È in coma, sta capendo un cazzo. Non lo farei passare. Digli, non puoi passare, tu non puoi passare. Non puoi passare, sto dormendo. Esatto, devi dirgli che deve suonare il pokeflauto pure lui, perché tu stai dormendo. Devo suonare il pokeflauto, devi suonare il pokeflauto pure lui, perché stai dormendo. Placalo come rugby. Sì, siedi accanto a lui. Va bene. Ok. Esatto, instaura un dialogo con lui. Devi dire che è una bella giornata. Dilli, cosa ne pensa del pollo? Cosa ne pensa del pollo e se a lui piace? Oggi è una bella giornata. Ho mangiato il pollo. Pollo, pesce, carne. Cosa ne pensa del pollo lei? È un mangiare come tutti gli altri. Ah. Ok. Devi mangiare al ristorante. Adesso alzati Andrea, no, e fai finta di inciampare sul suo piede e lo accusi. Ma che fa? Ma scusa, mi fa inciampare, no? Inciampato come il mio piede. Dilli, vabbè, ma dilli comunque la ringrazio. Ti comunque la ringrazio, devi dire. Però grazie, veramente, mi ha fatto inciampare in maniera tranquilla. La ringrazio, veramente. Grazie, veramente, mi ha fatto. Come lei non c'è nessuno, Dilli, lei è l'unico al mondo. Come lei non c'è nessuno, veramente, lei è l'unico al mondo. Dilli, gliela fare bene, dai. Non essere stronza, ma. No, ma. Dilli, me la dà un pochettino di questa bibita no, arancione. No, sono arancione. Me la dà un pochettino? Bevi un sasso, pare. Posso bere? Sì, non c'è bocciare la bocca. No, che schifo! Ok. Dilli, ma che cos'è, piscio? Senti male. Ma è piscio? Aranciata zero, zucchero aggiunto. Fai 10 flessioni velenose. Ti senti male? Yeah.
no, sai che vuol dire? Le lacrime. Ciao, ti saluto. Mettiti in ginocchio, mettiti in ginocchio. Esci preservativo, aprilo. E chiedigli di sposarlo. Glielo metti, e chiedigli di sposarlo e gliela metti nel dito. Da, da. Mi vuole sposare? Finiscila, finisci. Vuole sposare? Finiscila, finisci. Mi vuole sposare? Non fare. Dai, il monellino. No. Finisci, non siamo qua. Non fare il monellino. Dì, non devi. Non ti devi vergognare. Non essere timidone. Fisciano del cinema. Non si vergogna, io la voglio sposare. È una dichiarazione d'amore tra me e lei. Ancora se. Non essere timidone, io la voglio sposare. Io ho 50 anni, tu c'hai 20, mi puoi venire figlio. Levati la cintura e fagli capire che lui fagli... può essere tuo. Io le voglio dire che io la amo. Fermo. Non posso, lei, io la amo. Muovi la così in aria. Muovila in aria, tipo rodeo, stile rodeo. Ci divertiamo stasera. Sono molto innamorato di lei. Sono molto sexy, vero? O no? Che devo fare? Sei mio amore, vero? Figlio di Andrea che vada per bene Natale subito. Devi togliere il cappello tutte e due, eh? E di scherzetto di Capodanno. Scherzetto di Capodanno! Spirito. Ora fai una risata antipaticissima, come mai sei vista. Bravissimo. Ora fai capire che sei felice e che è Natale. È Natale, è Natale. Felice anno nuovo, è Natale. Ora rubagli un cappello e te ne scappi. Con un piede. È un Natale. Allora Andrea, ascoltami, non ti fare scoprire, no. E sali sulla fermata. Silenziosamente sali, senza fare alla ex auditore. Alla ex auditore da Firenze. Andrea, si è passato l'auto. Scusate. Lilli, acqua, da un'ora che aspetto qua sotto. Non prendere l'auto. Adesso Andrea gioca al torneo dello scudo. Devi sputare, coglioni. Vai, ora vai in mezzo vecchio e fai finta di niente al massimo, come se nulla fosse. Esatto. E dopo tipo 5 secondi comincio a dire, ma chi era quel coglione che era là sopra? Sono un coglione qua sopra, mi dice, mi messo qua sopra, che coglione. Ora dice Emanuele, risali di nuovo. E rispondi al tuo commento. Bravissimo.
Devi autorispondere adesso. Ora autorispondi. Dici, qualcuno ha detto che sono cretino? Scusate, eh? Qualcuno ha detto che sono cretino? Dai, che l'ha detto? Io non c'entro niente. E non mancate al prossimo appuntamento col video dedicato a Claudio. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi e seguiteci su Instagram, Twitter e Facebook.